L'ufficio paga era sulla sinistra e non si chiamava ufficio paga, si chiamava Oscagno, che gli una scambiare. Sopra ci abitava il direttore di lavori, che era genovese, chiamato Fava, e sotto ci abitava il capopolitore del tonno, che era anche genovese, si chiamava Aurelio. Su questo cancelletto uscivano le donne mezzogiorno la sera e questo dove uscivano io mezzogiorno la sera e venivo per quesiti. Per vedere se votavamo che pezzo di tonno, qualche scatoletta, gli operai erano abbastanza assai, strada facendo, vi so dire quando operavamo qui dentro, un pezzo a mezzogiorno, un pezzo alla sera, si votavamo tutto lo stabilimento di andare a casa.
Abbiamo un padrone così meraviglioso, gentile, che gli operai le trattava meglio di sue figliole, altrettanto trattava lui meglio di un padre. Che nessun industriale si sta al mondo quello che ha fatto questo signore. Se c'è qualche industriale se va a noi, mi ascolta bene come deve trattare agli operai. Dal reparto chiamato la stiva dove lavoravano le donne, veniva messo dentro i barattoli, attraverso il nastro trasportatore arrivavano in quella porta di là. Poi c'erano due donne con un casciolo di pesce pulito che pesavano le latte per vedere se 10 kg, 5 kg o 2 kg. Ma era difficilmente di sbagliasse. Dovesse essere qualche ragazza da allora a mettere donne nelle barattole che poteva sbagliare. Se nemmeno lo toglievano, se nemmeno gli aggiungevano, quando c'era faccia un po' malata sopra, ci davano la giustatina e rientravano i ragazzi che abitavano a Muto che oleavano le latte. Passano 24 ore che tornava assaurito d'olio, non voleva più olio, si vendeva con i carrelli, si portava arrivato chiamato alla galleria. Gianzo, Gianzo, assuma, 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 e fungia chi t'ambungia, e fungia chi t'ambungia, vedeva cucciaramo, sta gran fungia, ce la ramo raisi, sta gran fungia, ce la ramo raisi, sta gran fungia. E lina, lina, e lina, lina, che belli si tiene. Dell'incontro di questi ultimi giorni sul corso itinerante di vela e ambiente marino è finalizzato all'analisi dell'inquinamento da plastiche in tutte le sue forme, plastiche macroplastiche, microplastiche, nanoplastiche, fino alle microsfere che troviamo evidentemente in moltissimi prodotti di uso quotidiano. E il ruolo di questo incontro è stato proprio quello di cercare di sensibilizzare gli insegnanti alla sensibilizzazione degli alunni, degli scolari, verso una gestione equa, solidale, una gestione mirata alla differenziazione dei prodotti di scarto, in modo da limitare l'impatto che la plastica ha sugli ambienti marini, anche gli ambienti marini protetti come l'area marina
delle EGADI che abbiamo visitato in questi giorni. Siamo alla fine di questo corso nazionale di formazione sull'ambiente marino e la vela e siamo quindi rientrando a Palermo. E il corso è andato molto bene, soprattutto perché abbiamo avuto una situazione climatica favorevole e quindi abbiamo potuto svolgere le nostre attività fondamentali che sono la vela e le esperienze che porteranno i docenti nelle loro scuole saranno sicuramente molto utili per le attività che vorranno svolgere su questa tematica.